Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby, sono qui per farvi il book haul e il riepilogo delle letture, ovviamente di gennaio e febbraio, perché mi sono concentrato molto su una saga che vi mostrerò adesso. Comunque le recensioni singole le trovate tutte sul canale, io vi farò questa recensione appunto come recap e poi il book haul perché non durerà 20 minuti, ma durerà solamente poco perché ho comprato solo due libri. Conto di comprarne un terzo libro citato dall'ultimo libro che sto leggendo. Un altro conto di prenderlo in libreria, in biblioteca, scusate, di un libro che mi sta devastando psicologicamente. Quindi è stato, non lo so, io ho paura di arrivare alla fine, sinceramente, ma è veramente molto molto interessante. Tratta di una tematica molto importante, una tematica che io ho affrontato anche a scuola, al corso, scusatemi, e quindi devo prepararmi molto bene, anche psicologicamente. Allora, i due libri che ho comprato sono stati, il primo è stato Cress, eccolo qui, della Meyer, copertine bellissime, se non sbaglio hanno tenuto fede alle originali. E adesso non so se leggere questo e poi aspettare l'uscita di Winter o leggere Cress e Winter insieme, perché mi hanno detto che dovrebbe uscire primavera-estate, me lo auguro. Comunque il prezzo di copertina è 19 euro, io su Amazon l'ho preso tipo a 15-16 euro, che è un prezzo abbastanza fattibile. Il secondo mi ha deluso parecchio, non mi è piaciuto, conto e confido in questo volume. Poi, fino al 26 di questo mese potete trovare della serie Pickwick, una marea di titoli. Tra questi c'era anche The Selection e comunque ci sono varie offerte in libreria. Della Pickwick potete trovare anche The Selection e ovviamente tutti i libri di King. Io non sapevo sinceramente quale comprare, mi sono lasciato guidare dall'istinto e ho preso Desperation, eccolo qui con questa copertina molto creepy, sinceramente c'è una bambola verde in copertina, due cani, due case, questa anda desolata. Promette veramente molto molto bene, la trama è veramente interessante e poi vi darò notizie. Quindi il book haul finisce qui, 2 minuti e 30 per il book haul. Molto bene, l'anno è iniziato molto bene, non c'è stato nessun libro che mi ha deluso al momento, qualcuno mi è piaciuto meno rispetto ad altri, comunque è stato veramente un anno, un inizio anno e 2 mesi molto soddisfacenti. Quindi sono stati veramente qualcosa di straordinario. Allora, il primo libro che ho letto proprio all'inizio anno è stato La metà oscura di King, libro veramente eccezionale, vi ho già recensito per la mia rubrica Reading King, un libro che mi è piaciuto, bellissimo, il finale è qualcosa di oh mio Dio, cosa sta succedendo, ed è anche parte integrante della vita di King, in quanto lui prima scriveva con uno pseudonimo. Un suo fan, se non sbaglio, deve aver scoperto che dietro lo pseudonimo c'era lui e il caro Stephen, che cosa ha fatto? Ha preso questa storia e ci ha fatto su un romanzo che è assolutamente eccezionale. 5 stelle su 5, io ve lo stramega consiglio è un romanzo che parla di un romanzo come Misery. E come anche un altro romanzo che adesso non mi ricordo. Comunque all'interno potete trovare anche, se non sbaglio, degli spezzoni di romanzi, quindi è molto interessante. Mi è piaciuto perché parla appunto di scrittore, no? Libri che parlano di libri o comunque libri che citano altri libri, una cosa che mi piace, no? Soprattutto quando citano altri libri, perché ti viene voglia poi di comprare, a parte l'ultimo libro che ti fa proprio degli spoiler grandi come una casa, sì, ok, porca miseria, potevi anche solo citarmelo. Comunque, merita tantissimo e ve lo straconsiglio. Poi, Lanny Mirowski, ho letto I cani e i lupi, ho fatto la recensione doppia con la pedina sulla scacchiera, libro che ho letto però a fine dicembre. È un libro veramente molto bello, molto interessante. Mi è piaciuto soprattutto il finale. Una bella storia, diciamo, d'amore e di disillusione. Lanny Mirowski è una persona geniale, una scrittrice che io amo, che dovete leggere assolutamente tutti perché merita tantissimo. Poi, quando finirò tutti i suoi libri, me ne mancano tre.
E un quarto poi da rileggere che è suite francese, ma non so se lo rileggerò, rifarò poi tutto uno sproloquio che durerà dei secoli perché le live non sono capace di farli. Comunque, Irene Nemirovsky è sempre una garanzia 5 stelle su 5. Poi era arrivato il momento di leggere questo libro. Usciva il film, il libro mi è stato regalato l'anno scorso, non sapevo se leggerlo o meno, ero un po' titubante, però iniziata la saga, non mi sono più fermato. Questo ha creato abbastanza polemiche, come sempre, no? Perché io sono proprio la pietra miliare dello scandalo e delle polemiche. Comunque questo libro, ripeto, non è un capolavoro, ma non è neanche da buttare via, perché rispetto a tante stronzate, a tante minchiate che ci sono in giro, questo è veramente molto molto interessante. Sto parlando di Fallen di Lauren Kate. Io ho il primo volume con questa versione qui vintage, che sinceramente non mi piace, conto di recuperarlo poi nelle versioni che poi vi farò vedere dopo. È stata una rivelazione, sinceramente, ed è stato il primo caso di saga che mi ha dato la spinta per leggere poi tutti gli altri. Solitamente io leggo il primo, poi faccio una pausa tra un volume e l'altro. In questo caso non è successo, perché dovevo assolutamente sapere come va a finire. È una saga veramente molto interessante, veramente molto bella. C'è chi ha detto che è la versione di Twilight con i vampiri. Assolutamente no, perché il primo libro può far pensare questo, ma se voi poi andate avanti, vi accorgerete che non è assolutamente così. Anche perché, se vogliamo, considerare questo ragionamento, tutti copiano da tutti, sinceramente, perché non mi sembra che Regina Rossa sia stata una storia molto originale. Comunque. Bando alle ciance, è un libro che mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti i protagonisti, non c'è la solita protagonista deficiente. Comunque, io vi ho già fatto la recensione di ogni singolo volume, non facendo spoiler, e poi dell'ultimo volume, che aveva il sonoro che fa un po' schifo, scusatemi, ma rimedierò a questo. Comunque, Fallen mi è piaciuto veramente tanto. Finito Fallen, ho iniziato ovviamente Torment. Questa è la versione che trovate in libreria, che è molto 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 più bella, anche perché non ha il bollone. Quella vintage non lo so se la trovate ancora, non la trovate ancora. Comunque, fatto sta che questa versione costa 2 euro in più rispetto alla vintage. La vintage costava 14 euro, questa costa 16, però nei supermercati la potete trovare tranquillamente a 13,60 euro, quindi un prezzo abbordabile. Torment mi è piaciuto ancora di più, e questa è una cosa veramente molto interessante, perché solitamente le saghe hanno un alto e basso, no? Il primo è bello, il secondo no, il terzo sì, il quarto ni. Devo dire che questo mantiene un livello veramente alto, questo mi è piaciuto. Molti hanno detto che non è noioso, non è piaciuto, ma a me è piaciuto tantissimo, sinceramente, anche perché vediamo che la protagonista, che all'inizio può essere considerata una deficiente, è una protagonista che cammina sulle sue gambe, cioè che non ha bisogno del ficone di turno per camminare, per respirare. Quindi si ha un'evoluzione, ma questa evoluzione della protagonista si avrà in tutti i romanzi. Comunque, questo mi è piaciuto, 5 stelle su 5, ve lo consiglio. Poi, altro giro, altro regalo, dopo quello che potevo non leggere, Passion. Questo è bellissimo. L'unica pecca di questo volume è che poteva essere un po' più ciccione, sinceramente. Alcune cose potevano essere approfondite, questo l'ho già detto nel video, e devo dire che questo è stato il volume più bello, secondo me, perché ci sono i viaggi nel tempo, ci sono tante cose, tanti colpi di scena. Mi è piaciuto veramente tanto. Ripeto, lo spazio e il tempo poteva essere approfondito meglio. Comunque, fatto sta che è un libro che ho praticamente divorato in 3 giorni, cioè io non vedevo 5 minuti per prenderlo in mano e leggerlo, perché è veramente eccezionale. A parte quello che sto leggendo, che vorrei divorarmi, ma ho paura poi di crollare psicologicamente. E poi arriviamo all'ultimo, che è Rapture. Questo ha la copertina più bella, secondo me, anche quella di Passion è bella. Però mi ha un tantino deluso, soprattutto all'inizio, per metà libro. Sembra scritto da Dan Brown, sinceramente. Poi dalla metà in poi mi è piaciuto. E anche il finale, secondo me, non è scontato. Anche il finale
È veramente molto bello, è una saga che mi è piaciuta veramente tanto, anche se non sono molto avvezzo alle tematiche religiose, sinceramente. Vi spiego, quando viene citata la religione in molti libri, sinceramente io storco un po' il naso. Ecco, questo mi è capitato per esempio con la Bussola d'Oro, dove si parla di magisterium, si parla di religione e quant'altro, e sinceramente mischiare le due cose anche no. Cioè, lì si parla proprio esplicitamente di religione, qui invece è tratto da una religione, si parla comunque di Lucifero piuttosto che, però è una cosa molto più agnostica che una cosa molto più religiosa, nel senso che la Lauren Kate ha dato proprio una sua interpretazione della religione, quindi si è ispirata a un versetto della Bibbia, Genesi 6:1-4, però poi alla fine ha dato una sua personale interpretazione. Soprattutto poi alla fine del libro, questa cosa è veramente scioccante. Comunque, devo dire che è una saga che, nonostante ha comunque questo riferimento teologico, mi è piaciuta tantissimo, io ve la consiglio. Vi consiglio di leggerla anche se avete letto solamente il primo volume. Se non vi è piaciuto, non vi ha convinto il primo volume, andate avanti perché la saga migliora. Per dirlo io, che sono di gusti difficili, molta gente pensava che io avrei stroncato questa cosa, ne avrei letti di ogni, invece mi è piaciuta tantissimo. Ora arriviamo alle due letture molto deludenti. Di una gli ho fatta la recensione, dell'altra uscirà presto. Una è Shatter Me di Taryn Mafi. Allora, questo libro mi ha un po' spiazzato. Vi ho già detto nel video che non mi è piaciuto, però non mi ha fatto totalmente schifo. Quindi ho trovato delle cose positive, ma ho trovato anche delle cose negative. Ora sono curioso di continuare la saga per vedere come va a finire. Però al momento io non ho un giudizio né positivo né negativo. Quindi mi è piaciuta la protagonista, mi è piaciuta la parte iniziale. Però alla fine si scade sempre nei soliti cliché, alla fine si scade sempre in cose che non mi piacciono, sinceramente. E non ho visto anche una crescita della cara protagonista, che adesso non mi ricordo come si chiama, Juliet. Ecco, qui ho avuto un lampo di genio. Mi è piaciuto anche questo triangolo amoroso, anche se più che il triangolo amoroso direi triangolo morboso, però devo dire che non, sì, rispetto ad altre comunque è molto valida. Quindi sono riuscito ad essere il più obiettivo possibile. Confido nel secondo, mi hanno detto che nel secondo poi si scopriranno tante cose, che alla fine migliora e quant'altro. Ora, ultimo libro che io ho letto, proprio finito di leggere recentemente, è stato Carrie di Stephen King. Questo uscirà una recensione approfondita dove vi spiegherò la rava e la fava, però in soldoni non mi è piaciuto. Questo forse è stato il primissimo romanzo di King, è stato un romanzo che è stato cestinato, ma la moglie l'ha preso e ha obbligato il marito a pubblicarlo, e da lì poi c'è stata l'escalation. Mi sono piaciute le tematiche trattate, ma non mi è piaciuto come è stato narrato, perché più che un romanzo sembra un dossier. Questo poi ve lo dirò nel video approfonditamente. Ho trovato la protagonista molto interessante, però sfortunatamente, mi spiace dirlo, ci sono dei buchi di trama, ci sono delle cose che non vengono dette, soprattutto nel riferimento alla madre di Carrie, che ve la raccomando. Nel personaggio di Carrie, che è molto ben delineato, però anche lì ci sono delle cose. E poi soprattutto nella parte finale, quindi penso che King poteva spendere qualche pagina qui in più. King mi piace proprio sia per il suo stile prolisso, ad alcuni non piace, me ne rendo perfettamente conto, perché alcuni mi hanno detto King ti descrive anche la foglia che cade dall'albero. Ecco, io trovo che questo modo di scrivere sia veramente molto molto bello, perché non lascia buchi di trama. Tutti i libri di King che ho letto non lasciano assolutamente buchi di trama. Non lasciano in sospeso cose non dette, intanto mi gratto, scusate. Non lasciano cose, sì, vabbè, ma che cosa succede? Quindi vi dice praticamente tutto. È sicuro che voi non trovate buchi di trama. Questo qua l'ho trovato, per esempio, nel libro che vi ho mostrato prima, ma l'ho trovato anche in tutti gli altri libri. E la particolarità di King che amo è il fatto che lascia i finali aperti e non necessariamente poi deve fare i seguiti. Questa cosa è geniale, perché un seguito può anche non essere, come si suol dire, può anche non essere indispensabile, cioè esiste l'immaginazione, usiamo l'immaginazione. Comunque questo
ho dato 2 stelle su 5. Rispetto poi comunque vabbè a parte Raptor che ne ho date 4, però poi tutti gli altri sono stati da 5 stelle. Questo qua ne ho dato sfortunatamente 2, 2 e mezzo barra 3, diciamo così, perché mi sono piaciute le tematiche, ma non mi è piaciuto proprio come è stata raccontata la storia. Molto bene, il mio video è finito. Comunque trovate tutte le recensioni singole sul mio canale, le recensioni del Fallen Torment eccetera. Sono senza spoiler, quindi vi dico solamente se mi sono piaciute o non mi sono piaciute, e vi dico anche qualcosina in più che qua non vi ho detto. E presto vedete la puntata di Reading King dove parlerò di Carrie. Molto bene, il video è finito, fatemi sapere tante cose belle. Vabbè, il video se non l'ho caricato prima, l'ho caricato dopo. Comunque, se l'ho già caricato, lo potete trovare qui. Ora non so in ordine cronologico quale caricherò prima e quale caricherò dopo. Comunque, se non l'ho ancora fatta, uscirà. Se l'ho già fatta, la trovate sul canale. Molto bene, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!